Bentornati, siamo ancora su Mondo Custom. Certo, ovviamente. Sempre su Mondo Custom. Non vi abbandoneremo più, ragazzi. No, saremo siamo un virus. Anzi, siamo un morbo. Anzi, abbiamo delle succose anticipazioni. Allora, anticipiamo due cose. Uno, abbiamo fatto per la prima volta nella storia del Custom una sorta di tribuna politica, dove abbiamo messo a confronto degli esponenti di punta di questo universo. Esatto. Ricordo anche che da circa un mese siamo anche su Digitale Terrestre. Questa volta di che cosa parliamo? Dunque, questa volta, se vi ricordate, vi abbiamo lasciato settimana scorsa con il nostro amico Randy Grubbs, che era lì a Glendale con un rolling chassis piantato per terra che sta aspettando che gli diamo retta. È lì congelato, quindi adesso schiacciamo il play. A militare lock, no? Per cui oggi lui procedi con questo progetto, che in realtà è del 2015. Sì, è un po' vecchiotto. Costruisce The Body Buck, cioè letteralmente il secchiello, il corpo del secchiello. Esatto, lui praticamente questa volta ci farà vedere qual è la sua tecnica, che poi alla fine è la tecnica classica di tutti. Quella che si faceva una volta, secondo me gliel'ha insegnato il signor Lancia. Certo, assolutamente. O Pinin. Praticamente lui cosa fa? Costruisce uno scheletro. È presente, Roberto, quegli scheletri tipo quelli dei dinosauri, quelli che si incastrano col legno? Sì. Ecco, lui se l'è progettato tutto. Bravo. Se l'è tagliato tutto, ma con l'alternativo. Sì. Ha costruito, ci si siede dentro e poi pian piano ha iniziato a formare la lamiera in alluminio. Lui ha preso dei fogli d'alluminio e con il suo sistema di taglio ad acqua, saldature, cose, unisce il nuovo, cioè la progettazione del modello a computer 3D, alla vecchia scuola dell'alternativo. Seguitelo, è molto interessante, ci sono anche sotto i sottotitoli. Abbiamo sottotitolato, da questa settimana sottotitoleremo anche gli americani, per chi non conosce l'inglese ci porteremo. Benissimo, avanti. Seguite il video perché è molto interessante. Prego. Vai, Randy. From mind to metal, it's Randy Grubbs Garage. A scale drawing is a really powerful thing. I just use a pencil, and then from those scale drawings, I can determine the height and width of each of my stations. So that's what you see here on the ground. I can get an XY coordinate, a height and a width, from my scale drawings, and then average out all these different points and smooth out the line to the final shape. Cool to be able to see the whole thing now, huh? Yeah, yeah. So that's kind of why I was. Yeah, exactly. Not a worry anymore. No. You know, that's all the way up to a real fine point up in the front, just to give it weight back there. So that wouldn't be bad. You can have this on here and turn the twist. Yeah. By having the rivets be dead in line and a lap line just being dead and left on. Really cool tweak, you know what I mean? It's really important that we get a good, you know, a good dive in, yep. You know?
Okay, we've really got the buck nailed down now. It's screwed down to the chassis so that it can't move. I've welded some little tabs, and I've got all this bracing going everywhere so that nothing moves at all, even when I take out my door buck. Okay, since you last saw the full buck, we've now stripped it down to just what I call the body tub. The body tub goes from the firewall to the back of the seating compartment. And it's got to be super, super strong because the doors hang on it, the floor hangs on it, everything hangs on it. So the buck has really been a lot of work to develop this very elaborate buck. You can see how elaborate the door buck is. It comes out. So I'll be building the door using the door buck. And the door jam actually comes out of this buck. I want to build the whole thing out of 1/8-inch aluminum. So I made very accurate patterns and templates using the buck in the assembled form. Made real accurate templates, cut all my aluminum, fit it all as tight as I could, and then that's right, I welded the whole thing together out of 1/8-inch. So here it is, the whole panel now, this whole quarter section of the body tub has been welded together out of 1/8-inch of aluminum. I got a lot more welding to do, so I got to get busy. Okay, so as I weld up these door frames, the name of the game is let's not distort them now. I've got so much time into the fitting and the bending and the making of these parts. The last thing we want to do is warp it like a pretzel now. So little short welds, lots of time to let it cool. Don't weld on a hot part. I got the other rail pretty well tacked up. And as I was showing you before, this rail's a pretty complicated bit of metal. By the time you get it all welded together, it's gonna be a bit of work. But at this point, this is how we actually mocked it up. And inside the metal right now, believe it or not, is the buck. It's trapped inside this metal right now. So now the name of the game is to unclamp it and see if we can't pull the buck out of the inside, and then we'll have to finish doing all the welding to realize the piece. Now at this point there's only one screw indexing it into the original buck. So we're just going to take that screw out, take off all the clamps to see if we can't get the inside wood out of this thing. Here it comes. Phew! We wrapped it in tin foil so that we wouldn't burn the edges of our wood. So now we got a lot of welding to do. Oh, this is great, you guys. Check it out. All the little tabs are lining up. This is the best, coolest way to build a frame ever. This is the X-Member, the final bit of the frame for the Falconer Dodici project. The next thing we get to do is mount that awesome V12 that we've been waiting for patiently for months and months and months. So we get to mount the motor, then we get to mount the body tub and make a rolling chassis. Woohoo! Gonna be cool! Sembra facile, eh? Sembra facile, Roberto. Ma e lo è, perché se lo fai bene diventa facile. Come io dico sempre, sembra facile, ma non è difficile. No, non è complicato, se fai un bel disegno. Perché il trucco lì, secondo me, è proprio fare il disegno giusto. Esattamente. Beh, lui ovviamente ha dalla sua l'esperienza, la tecnica, il computer, sicuramente qualche aiuto. Due lire che aiutano e sicuramente il cliente buono, questo sì, signor con, Falconer. Con quattro lire. Signor Falconer che insomma aiuta. Allora, tra l'altro hai visto come chiude il telaio, lo salta. Ha fatto uno scatolato, sì, certo. Quindi l'ha chiuso, l'hai robustito
telaio in acciaio, salda acciaio, salda ferro, carrozzeria in alluminio, bravissimo. Fa tutto, taglia il legno, insomma, l'artigiano l'ha fatto e finito. Insomma, devi essere così per tutte le macchine. Detto questo, rimaniamo in zona California. Restiamo in Calcutta. Rimaniamo lì anche perché, dunque, avendo qua 20 gradi, insomma, ci avviciniamo, no? Certo. È sentito oggi che è caduto un pezzo di ghiacciaio al polo sud pari, cioè grosso come Malta. 20 gradi ci sono al polo sud. Sì, 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 sì. Scusate questa divagazione, ma insomma ci sta. Noi siamo ambientalisti, e anche se abbiamo dei V8 o presunti tali, insomma, comunque. Dunque rimaniamo in zona California perché il nostro amico Dano è andato da un suo sponsor DWS. C'è un po' il fiatone, eh? Sì, c'è un po' il fiatone, c'è i suoi anni, però è sempre interessante perché lo sport nazionale degli appassionati di custom e di auto in generale è andare per ruta mat. Lei andà per ruta mat, fermarsi a vedere i garage e curiosare, insomma, quelle che sono le novità. Ed è molto bello perché comunque che magari visti uno, visti cento, sono tutti uguali, però insomma, ognuno c'ha la sua, no? Ne vedrai mille io. Dunque, qua va da questo suo amico che chiama Gino, per cui presumo che Gino sia un nome prettamente italiano e neanche messicano, piuttosto che è proprio Gino. Gino. DWS. Sì. E niente, lui entra in questa officina come se fosse casa sua e gira. Abbiamo una panoramica, subito all'ingresso c'è una bella Camaro, c'è poi dopo un bello Trod fresco di verniciatura, c'è un 32. C'è un furgone dei team. Insomma, ragazzi, fate come si dice un walkthrough. Sì, bravo. All'interno una di camminata che fa bene. Che poi è praticamente la classica corte americana dove ci sono, c'è quello del tavolo da surf, c'è Noi la chiameremmo un'area industriale. Sì, in realtà sì, lì è un polo artigianale. Sì, è un polo artigianale. Dove fanno un po' tutto, no? Un po' di tutto. Agevoliamo il filmato. Agevoliamo il filmato. Prego. Hey, down alive here in my hometown, Huntington Beach. Check out the afternoon before cruise night. What's going on? See what's going on. One of my sponsors here, DWS Classics, Huntington Beach. The door is open. Let's go see what we got going on here. I think Gino's in there turning wrenches. No, Darren's in the office working, doing the paperwork, and look at this 396-69 Camaro sitting here. How cool is that? That's why they ought to bring back antennas, just to have antennas, because you can put an In-N-Out burger cup on it. Hey, there's Gino right there. Two men in a cave. That's man one. Look at that. All gutted out. Huh? Brings you to the ghetto. Yeah, well, you guys. I got to check up on you every once in a while. Yeah, the audience say, hey, where's these two men in the cave guys? Let's go take a look, see what they got. So we pull in, Gino's turning wrenches. That's a nice 6.9, huh? It's going to have a nice new interior, it looks like. Yeah. And check this out, huh? You like Dodges? This is a Dodge truck. You got a modern day Hemi in it. I think a 392. It's being built. One of their major sponsors is Jags. Of course, Darren are known for Hillborn injections. Most everything they build, they put a Hillborn on it. They use Butt-Neck wheels, Falcon tires, Original Parts Group, all kinds of things over here that they use. Even at lunchtime, you got a crock pot meal being cooked. A lot of cool stuff on the wall. And if you got to see a man about a horse, look at that. Coolest bathroom you're ever gonna see. Look at all the memorabilia up on the walls, huh? Things you don't see anywhere else. HB Concourse, Darren's one of the main participants over there at HB Concourse. It happens usually the first weekend in June. And look at this. We got a three window coupe. That's a 32 Plymouth. 32 Plymouth. I knew it was a 32, but I wasn't sure looking at how high it was, what the heck it was. The 32 Plymouth, done up in a Rest Me Red, got some American Torque Thrust wheels on it, I think it's probably 15 inches, and I mentioned it, we got a real hot rod, we got a three pedal gear pulling tranny right there, look at that, nice little gauge package tack on the console, this be done by tomorrow, just kidding. Well, look at that, huh? Look at that, I got a single four barrel.
Look at that. So you want to know what a 32 Plymouth looks like. Look at that. How cool is that grill? And check it out. It's even got a ram on the grill. How about that? So we got over here. Look at this. Like 58 or 59 Chevrolet pick 'em up truck. And look at this Crestline. Yeah. Black drop top over yellow. 1954. Twice pipes. Oh, small block. V8. Maybe it's a flatty this year. Maybe it's a. Did they do a. Well, no, that's a. I don't think it's original. Well, maybe it is. One barrel carburetor. How cool that is. V8 Crestline. Why? Why it's hubcaps? Cool. And I know they're mostly a Chevy shop. Well, Mopar too, but every once in a while they get a Ford infiltrating in here. And that's a step side. 59. How cool. Look at this roof in this. This is one of these old, like, hangar-like type shops. All the cool stuff. Just what a shop should look like. All the stuff laying all around. All the stuff you need to work on cars. All the tools, the sockets. You name it. And they know where every tool is. That's a good mechanic. Got a air compressor over here. All right, that truck's getting Wilwood brakes. We got jack stands and jacks. Yeah, look at even bent metal. Windshields, all kinds of stuff. Crestline. Let's go look at the showpieces in the other garage. California black plate. On it. Check this out, huh? Cornet with a Hemi. How about that? And that van just in, came in to stay for a couple days, and somebody saw it, and somebody said it's for sale, and they put them together, and they ended up changing ownership. Remember, like, Mr. T and Ponsarelli and all those guys riding a van? Well, that there is the van, the replica. It's an exact copy. Of course, here, you know what's under there? This is the SCC-10. Top 12 Battle of the Builders, SEMA 2019. Owned by the Almas family, Brian and Gary Almas. Te visto? Ho visto. È sempre emozionante. Oggi siamo molto brianzoli. Sì, sì, sì. Beh, noi, sai, giriamo il mondo. Certo, ma la radice. No, guarda, come ti dicevo, girare per meccanici, preparatori di auto, officine è sempre emozionante. Sì. E anzi, abbiamo in serbo novità e sorprese. Che neanche io so, per cui certo, sono proprio. Ma come? In New Jersey non dobbiamo mandare gli inviati. Sì, no, abbiamo già mandato. Allora, adesso. Occhio. C'è una linea diretta da lasciamoli Piemonte. Fare, dai, lasciamo la linea che ci sono altre novità. Vai, prego! Vai. Amici di Neva TV, questa volta un'altra novità dagli States. Il nostro amico Max Biker è andato a suonare la Davidson a New York. Sai, Max? Sì, me lo ricordo benissimo. Concessionaria Annams per la nuovissima Fat Boy, 30° anniversario. E è più giovane di me, eh? L'anniversario sono stati prodotti 2500 unità che verranno distribuiti in tutto il mondo. E oltre regala anche a me. Ah sì, ma ce la manderanno uno, ma certamente, certamente. E ricordare che nel 1990 è nata la prima Fat Boy, prodotta in soli 4000 unità, ed era la moto che comparsa nel film di Arnold Schwarzenegger, nel film Terminator.
Schwarzenegger in quel film, tanta roba, tanta roba, ha avuto un bel successo con sì. Lui, quindi, anzi, guardatevi il video perché il nostro amico Max ci spiega i dettagli della moto, ok? Visione. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato alla concessionaria Hannams nel New Jersey per vedere da vicino un'altra novità Harley Davidson. Come avrete già visto, è qui alle mie spalle, vi presento la nuova Fatboy 30° anniversario. Come dicevo poco fa, la prima edizione è stata lanciata nel mercato nel 1990, quindi 30 anni fa. Il nome americano di questa moto, anzi direi il soprannome, era Grey Ghost, ma in Italia è conosciuta anche come la Teste Gialle per i profili gialli che venivano riportati proprio sui due cilindri della moto. 30 anni fa veniva lanciata nel mercato la prima Fatboy e proprio nel 2020 Harley Davidson ha deciso di festeggiare questo importante traguardo proponendo un'edizione limited edition. La prima Fatboy è stata prodotta in soli 4.400 esemplari ed è anche molto nota agli amanti dei film d'azione perché è stata partecipe di alcune scene del film Terminator. Questa nuova Fatboy costa $26,500 e solamente 2.500 persone potranno aggiudicarsela. A spingere i 304 kg di questa nuova Fatboy ci pensa il protagonista, il Milwaukee 8 114, il fiore all'occhiello per quanto riguarda la linea Softail Harley Davidson, caratterizzato dalla colorazione molto molto particolare, total black con delle rifiniture in bronzo. Harley Davidson ha abbinato al potente motore di questa Fatboy i nuovi scarichi trattati con verniciatura Black Onyx, una verniciatura molto particolare a vapore che prima era possibile trovare solo nei modelli CVO. Per completare questo capolavoro tutto nero, Harley Davidson ha deciso di aggiungere altri accessori chiaramente vivid black come il manubrio, il faro e tutta la parte che riguarda i comandi. Molto particolare anche la scelta che è stata selezionata sui cerchi di questa Fatboy. Total black con un bellissimo accento diamantato che vanno a dare un punto di luce al profilo delle ruote molto interessante. Per quanto riguarda la parte ciclistica, nessun aggiornamento, quindi andremo a trovare le stesse sospensioni che già avevamo visto nella linea 2018. Altri dettagli che caratterizzano il modello 30° anniversario sono i loghi tutti di color bronzo, quindi è stato riportato il colore che già trovavamo nelle teste del motore, la sella realizzata appositamente per il 30° anniversario e chiaramente nel serbatoio il mitico numero seriale per identificare la moto. Per il resto la Fatboy rimane quella che già avevamo visto nel 2018, chiaramente è stata arricchita con moltissimi particolari per renderla speciale in questa edizione. Grazie ragazzi per aver seguito anche questo nuovo video, vi ricordo di iscrivervi al canale perché ci saranno tantissime novità in arrivo, tantissime nuove moto e tantissime nuove parti che vedremo insieme. Iscrivetevi anche al mio profilo Instagram dove pubblicherò ogni giorno stories e anche foto inedite durante le riprese di questi video. Vi ricordo anche di iscrivervi alla pagina Facebook di harleisti.com, molto importante per rimanere sempre informati su tutte le novità del mondo Harley. E con questa Fatboy meravigliosa alle spalle vi saluto, vi auguro un buon weekend e ci vediamo la prossima settimana. Bravo Max Biker che ci ha fatto questo ennesimo servizio sempre dal New Jersey, perché voglio dire, ricordatevi che Nero TV ha dei reporter sparpagliati per il mondo, non solo stranieri ma anche italiani. Bravissimi. E tra l'altro settimana prossima dovremo avere un altro servizio di Max Bike, un'altra news, un'altra moto nuova. State collegati perché questo jolly che abbiamo in America veramente sforna novità. E non solo, ha chiamato anche tanta roba, carne al fuoco ragazzi, seguiteci sui nostri canali social e non solo, siamo anche su piattaforme web che non sono concorrenti ma ci ospitano tutte le 21 ormai puntate.
Per cui noi siamo contenti che questo prodotto venga divulgato, vuol dire che piace. Ok, chiamiamo la polizia. Sì, call the cops, please. chiudiamo questa fantastica, mirabolante e scintillante puntata con i Goosebumps, che sono il complesso di settimana scorsa. Sì, successo pazzesco, ci avete scritto in tanti, tra l'altro sabato hanno suonato. Al Velvet di Legnano, dove hanno registrato il video di settimana scorsa e... Pieno così, di più. Così. Ti aiuto anch'io. Sì, così. Okay. Sono bravi, sono giovani, sono forti. Quindi call the cops, chiamiamo la polizia, è quello che sentiremo oggi, ragazzi. È un video del loro repertorio. E c'è anche qualche macchina italiana, insomma, sì, qualcosa di vabbè, epoca, giusto per restare in tema. Prego, agevoliamo il filmato. Alla prossima, ciao, ragazzi. Ciao.